Mediacell è in fase di lancio in moltissimi paesi, tra cui appunto l'Italia, dopo una sperimentazione di successo in Inghilterra. Ci può raccontare com'è andata intanto nel mercato londinese e quali sono i vostri obiettivi in Italia, soprattutto alla luce del fatto che tre grandi gruppi editoriali hanno già aderito alla vostra sperimentazione, ma per iniziare realmente la rilevazione degli ascolti, forse attendete di completare la rosa dei partner? La sperimentazione in UK sta andando molto bene, perché per noi era cruciale vedere se poi le persone accettavano il nuovo telefonino, l'installazione dell'app sul loro telefonino e poi collaboravano. In effetti i dati sono molto incoraggianti, possiamo dire che dal caso UK ci viene la conferma che il sistema complessivamente funziona sia tecnicamente sia nella fase di reclutamento, gestione e mantenimento del panel e degli intervistati. Quindi è per noi un'informazione molto importante, perché avendo questa campagna di lancio in tutto il mondo possiamo fare riferimento a dei dati precisi, a una sperimentazione che è in corso e che in questo momento sta andando molto bene. Per quanto riguarda l'Italia, noi abbiamo già avuto la manifestazione di interesse di alcuni grandi gruppi editoriali per poter partire. Nella nostra ambizione ci sarebbe di partire concludendo questa attività commerciale nel corso del mese di febbraio, realizzare 2-3 mesi di attività di misurazione esplorativa. Abbiamo bisogno di altri 2-3 partner, quindi di arrivare a 5-6 partner che abbiano voglia di realizzare una misurazione in Italia tramite questo strumento abbastanza grande e affidabile da poter trarre le considerazioni finali sulla sua applicabilità anche al particolare mercato italiano. Eurisco Radio Monitor uscirà in primavera con i dati relativi al 2012. Voi quando potreste essere operativi con dei primi dati da distribuire al mercato? Se si concluderà positivamente questo nostro aspetto commerciale della ricerca di partner, sostanzialmente in contemporanea con GFK Eurisco. Con la differenza che però i dati di Eurisco Radio Monitor sono dati ottenuti sì da una rilevazione passiva del Meter, ma anche e ancora tanto dalle interviste telefoniche. I vostri invece mi sembra di capire che siano solo ed esclusivamente rilevazione di natura passiva. Effettivamente è così, ci sono queste due grandi differenze. Noi opereremo principalmente, se non esclusivamente, attraverso il nostro Meter, che quindi offrirà risultati relativi ad una misurazione elettronica passiva. In più bisogna dire che comunque anche le dimensioni campionarie saranno molto diverse, nel senso che l'operazione GFK ha cercato di ricostruire i grandissimi campioni telefonici dell'indagine audio-radio, mentre invece noi abbiamo un obiettivo più limitato, che è quello di costruire un campione di misurazione che permetta soprattutto di validare il nostro metodo in Italia. Scusi, ma se effettivamente utilizzando lo smartphone e quindi utilizzando una tecnologia software e non hardware i costi vengono abbattuti, perché il vostro campione non può raggiungere dimensioni considerevoli tanto da eguagliare le altre ricerche? Ricordiamoci che la nostra tecnica richiede la cooperazione della radio nell'installazione dell'encoder e quindi se nella nostra ricerca di partner dovessimo trovare decine di importanti radio nazionali o locali che decidono di sottoscrivere la nostra operazione, allora potremmo moltiplicare enormemente il nostro campione e proporlo come una misurazione. In realtà noi pensiamo che nel brevissimo periodo possano aderire soltanto alcune grandi radio che vogliono sperimentare in Italia una possibilità alternativa di misurazione della radio. Questo vuol dire che noi non possiamo far crescere troppo il campione, perché ciò non sarebbe del tutto utile, dato che magari abbiamo il segnale codificato e quindi possiamo restituire l'audience soltanto di alcune radio che sono quelle che hanno accettato l'encoder.